Ci siamo, 3, 2, 1, here we go. E allora c'era tanta, ma che dico tanta, ancora di più attesa per questo giro di convocazioni. E allora, hola Burdel, care amiche e cari amici del canale Rugby Zetten, appassionate ed appassionati del fantastico mondo della pallovale. Coach Quezada ha diramato la lista dei 34 giocatori che prenderanno parte alle Autumn Series nei tre test match con Georgia, Argentina e Nuova Zelanda. Non chiedetemi l'ordine perché in questo momento non me lo ricordo assolutamente. E di questi 34, 17 sono di Treviso, è già scoppiata la polemica e qui mi verrebbe da dire qualche cosa e non dico niente perché dai, alla fine della fiera non si fanno polemiche, si va a vedere chi ha chiamato il nostro coach Quezada, e è partito con 5 giocatori là di dietro: Angie Capozzo da Tolosa, Matt Gallagher Treviso, Monti Ioane Lione, Lainag Benetton Treviso, Luis Lainag Benetton Treviso e Jacopo Trulla the Stepman delle Zebre Parma. E allora qui andiamo subito a vedere chi c'è, chi non c'è, chi poteva esserci ancora out la nazionale per The Try Machine Simone Gesi, ancora out la nazionale per Paolino Dogu, però dentro c'è questo Matt Gallagher che fino a questo momento ha fatto vedere qualcosa di buono, qualcosa di meno buono, però è giusto che abbia la sua chance perché Coach Quezada deve avere tutto davanti agli occhi, tutto davanti alla propria face, nella propria head, nella propria testa prima del Six Nations per avere e barra centrare un risultato stragringoso. E allora mi presento, sono Zucca, esperto, appassionato, nonché allenatore di rugby. Ai miei figli mi lantando dico di essere il maggiore esperto di rugby mondiale e su tutti i miei canali Rugby Z10, seguite il canale Telegram, parlo della pallovale in tutte le sue salse, like se vi piace quello che dico, dislike se non vi piace quello che dico, ma soprattutto commentate perché quando commentate ci divertiamo, interagiamo, insomma facciamo community, come si dice in questi casi. E allora torniamo qui alla mancanza della convocazione di Paolino Dogu, di The Try Machine Simone Gesi. Credo che in questo frangente, in questo pool di partite dove due sono abbastanza impossibili, una è impossibile, una speriamo che sia possibile ma è forse più impossibile dell'altra, e parlo di quella con l'Argentina, la migliore squadra in questo momento, ha battuto Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, e credo che venga qua per farci il culo, vabbè, lasciamo stare questo discorso. Gli argentini, i nostri cugini, e saluto Maxi, il nostro cugino Maxi, che è sempre nel mio canale a salutare e commentare. I nostri cugini vanno presi come esempio perché hanno una situazione forse anche meno rigogliosa della nostra, meno strutturata della nostra, ma una nazionale che spacca le pietre e fa paura a tutti quanti. Insomma, è già una quindicina d'anni che è on fire nell'Olimpo del rugby. E quindi Coach Quezada, che è argentino, ha scelto una squadra per fare bene in questo Six Nations, in queste Autumn Series, e ha fatto pochissimi esperimenti, un paio forse, e le andiamo a vedere perché nel prossimo slot di giocatori convocati c'è proprio una novità. Probabilmente non vedrà un minuto di campo, mi auguro di no per lui, però sicuramente è un bel segnale al movimento, ma lo andremo a vedere. È vero, poteva portare The Try Machine Paolino Dogu, ma chi lascia in casa in questo momento? Forse l'unico che in questo momento non è valutabile è appunto Matt Gallagher, ma se non lo vediamo mai giocare anche Quezada non si potrà mai fare un'idea. Paolino Dogu rientra dall'infortunio, Gesi o lui o Trulla, perché intanto alla fine sono due cloni, passatemi il termine, e quindi è stato scelto Trulla, che in questo momento è veramente on fire con il suo step grandissimo. Tra l'altro Jacopo Trulla, grazie mille amico del Rugby Forlì per il suo video ancora di quest'estate, grazie mille ancora. Allora dai, andiamo a vedere i centri con una Bregson Cello che sarà la inamovibilissima, un Marco Zanon che potrà avere la sua chance di giocare, speriamo che lo faccia giocare, ma soprattutto c'è un Giulio Bertaccini della Valo Rugby Reggio Emilia che si è messo in stra evidenza con le Zebre, stra evidenza della Serie Elite. Sappiamo benissimo che il passaggio tra la Serie Elite e il rugby internazionale è tosto, però Coach Quezada l'ha visto con le Zebre e ha detto: sai cos'è Burdel? Vieni a giocare che mi ispiri, e io mi auguro che qualche minuto lo possa fare, ma non tanto di contentino, non tanto sul 99-0 agli ultimi 3 minuti con la Nuova Zelanda,
dico cose a caso, magari vinciamo, però possa avere una chance per giocarsi qualche cosa di importante. Quindi Braxton Mononcello titolarissimi di questa coppia, poi dopo la partita di sabato scorso con la Benetton ancora di più, però Bertaccini e Zanon devono avere l'opportunità di fare qualche cosa e di mettersi in mostra, di far vedere che la loro voglia di giocare e la loro voglia di esplodere, di essere gringosi c'è. E qui ragazzi mi tocca il cuore questa cosa, parliamo di apertura, Paolo Garbisi, Leo Marin che viene convocato come mediano d'apertura, nonostante giochi pochissimo però evidentemente c'è un qualche cosa. Avrei preferito un Montemauri, avrei preferito sicuramente un Daré, però va bene anche Marin perché c'è questa voglia di creare un'alternativa a Paolino Garbisi, perché se gli viene un raffreddore non gioca mai. Ma ladies and gentlemen, he's back! Tommy Allan, il mio giocatore preferito. L'unico giocatore che in questa nazionale è indispensabile. Può giocare tutto, 10, 15, può coprire ruoli, piede, placca, segna, veloce, tutto, tutto, tutto. Se a Garbisi viene un raffreddore, c'è qui Tommy Allan che gioca sicuramente bene. Se non come lui, addirittura meglio di lui. Comunque, grande rientro a parte gli scherzi di Tommy Allan da Perpignan, 80 caps per la nazionale, insomma una garanzia, e evidentemente si è trovata la quadra. Qui non si va a fare della polemica, non si va a scavare nel gossip, l'importante è che Tommy vesta la maglietta azzurra, insomma grande Tommaso Allan. Mediani mischia, Pagello, Garbisi e va Fusco, Varney che sta giocando veramente 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 poco a Gloucester, sta andando, procedo di passare a Vannet in Francia perché appunto gioca poco a Gloucester, sostituito da Alessandro Fusco che in questo momento con le Zebre sta facendo bene. Io sono onesto, non mi ha mai fatto impazzire Fusco come mediano mischia, però in questo inizio di stagione non è stato male, anzi, e ha quella freschezza, quella voglia, quel brio di fare qualcosa di diverso, ma con cognizione barra competenza, senza l'irruenza dei giovanissimi, che per me può fare bene in questo contesto. Terze linee, a parte Ross Vincent, diciamo che abbiamo preso tutto Treviso, l'abbiamo messo qua, con Lorenzo Cannone, Alessandro Izzecor, Mitch Lamaro, Seb Negri e Zuzu Giuliani. Che dire, Izzecor fino a questo momento in nazionale ha dimostrato di essere ancora un pelo acerbo, di dover maturare. E forse, però Treviso fa delle partite, veramente ragazzi, è un fire di brutto, fa delle partite strepitose, quindi probabilmente è l'occasione per farlo maturare, l'occasione per dargli una chance, l'occasione comunque di fargli respirare l'aria che conta, e sperando che si sblocchi anche con la maglia azzurra, perché quello che fa vedere Treviso, se lo facesse vedere con la maglia azzurra, saremmo veramente a cavallo. E comunque ragazzi, abbiamo una platea di terzeline, senza contare quelle che poi sono state lasciate a casa, perché comunque ce ne sono alle Zebre altrettanto gringose, ce ne sono in giro per il mondo altrettanto gringose, ci sono i giovani che vengono dal di sotto che vorrebbero giocare, però questo six group, chiamiamolo così, di terze linee, delle quali 5 sono di Treviso, è veramente on fire, veramente gringoso. Cannone, Izzecor, Lamaro, Negri, stavo dicendo Lamaro, perché tutte le volte devo stare stronzando dell'Amaro, vabbè, Cannone, Lorenzo, Izzecor, Lamaro, Negri, Ross, Vincent e Giuliani, sicuramente qui qualche duro in giro per il mondo qualcosa ci invidia. E come terze linee, anche le seconde linee, rientra Ruzza, rientra grande Dino Lamb, finalmente Dino Lamb che può giocare anche dietro in terza, dagli Arlequins si era fatto male, poi è rientrato Zambonin, che questo qui ragazzi viene su forte di brutto, abbiamo detto Lamb, Ruzza, Zambonin, Favretto che ha la sua chance, e Niccolò Cannone che sabato ha fatto un assist, chiamiamolo così, per il 50-22 di Nacho Brex, veramente veramente on fire. Tallonatori, partiamo subito con lo switch che c'è stato. Zara Antonello non ha convinto, quei 9 minuti di pizza lanciate per aria a Samoa non ha convinto Coach Quesada, io una chance gliela darei, e quindi dentro Tommaso Di Bartolomeo, esordiente delle Zebre, chissà se giocherà insieme a Lucchese Nicotera, ormai
pare titolari inamovibili che stanno cercando fortuna all'estero. Qualcuno ha già marcato, qualcuno sta giocando, qualcuno qualche minuto di più, qualche minuto di meno. E questo è il nostro gruppo di talonatori. E per la prima linea, qui in realtà siamo veramente, veramente risicati, perché abbiamo Spagnolo, Riccioni, Fischetti, Ferrari e Ceccarelli. Mi viene da pensare che manchi Zilocchi perché è infortunato. Comunque qui davanti aspettiamo che vengano sui giovani come Gallo, come tutti gli altri, perché qui c'è veramente un pochino, ce n'è di bisogno, come dice in questi casi. Quindi Spagnolo, Riccioni, da Benettone, dai Saracens, Fisco, Fischetti dalle Zebre, Ferrari sempre da Treviso, e Ceccarelli da Perpignan. Saranno questi i nostri muretti lì davanti. Insomma, queste sono le scelte che sono state fatte da Coach Quezada. Io onestamente non vedrei alternative, insomma, a questo punto della stagione esperimenti non se ne possono fare, andavano fatti quest'estate. E sì, forse, però Gallagher è abbastanza, diciamo, no, sponsorizzato, perché è generoso come cosa, però se ne parla tutti molto bene di lui, quindi una chance la deve avere. E è chiaramente un estremo completamente differente da quello, da quello che è Capuozzo. Sicuramente io non giocherei mai con 10 Allan e 15 Gallagher, se, a meno che non voglia fare come l'Inghilterra che ci ha battuto Roma. Però diciamo che probabilmente, se nel gruppo delle ali estreme avessi dovuto lasciare a casa qualcuno in cambio di io di Trae Machissimo nel Gesi o di Palino Dogu, avrei lasciato a casa Gallagher. Anche se, detto in tutta onestà, credo che Gallagher sia più on fire di loro, più gringoso di loro. Nei centri c'è Cicomori, che sta rientrando dall'infortunio, ha giocato poco, quindi avrà possibilità di rimettersi in mostra un pochino più avanti. C'è questa bella, diciamo, novità di Bertaccini, che veramente riempie il cuore, ma non tanto perché è la favola del giocatore che dalla serie elite va di qua, va di là, perché queste sono stronzate. Riempie il cuore perché è veramente un giocatore che ci sta dando con le mani e con i piedi per emergere. È un giocatore che credo che lui e Locatelli il prossimo anno saranno in pianta stabile in una delle due franchigie, e probabilmente in quella di Parma, perché comunque anche solo per vicinanza, diciamo, sono di vicino. E comunque sia una speranza, sia un segnale perché tutti i giovani, per dire: ragazzi, se voi volete giocare e avete dei numeri, qua noi vi guardiamo e c'è una chance per voi. Riempie il cuore il ritorno di Allan, 32, 33, 31, comunque sia quello che è di anni, però in questo momento è veramente il giocatore veramente, veramente più forte, anche perché con lui Garbisi un'ottima alternativa, un'ottima variazione sul tema del gioco. E Marin ha tanto da imparare da questi due mostri sacri. Marin e soprattutto Marin e Garbisi possono essere impiegati anche in altri ruoli, a centri, Marin centro, ala anche estremo, Garbisi centro, insomma, sono multitask, come si dice in questi casi. Anche qui Fusco, che prende il posto di Varney, quindi una buona novità, anche se credo che in questo momento Pagliaro Rossi è in testa alla lista dei mediani mischia a favore della testa di Coach Quezada. E poi c'è la mischia, abbiamo appena finito di parlare, il blocco Benettone in testa linea è una garanzia. Credo che per le partite, diciamo, da vincere, o comunque sia, si partirà sicuramente con Ross Vincent, Lamaro e Seb Negri, per poi avere il break di, diciamo, di Zuliani e Cannone. Isaac avrà la sua chance anche lui, e seconda linea sarà un bel andare, perché come detto nel panel delle 5 seconde linee c'è di tutto, quindi io darei molto minutaggio a Zambonin, perché deve giocare per fare esperienza, però vediamo cosa deciderà Coach Quezada. E poi là davanti qualche minuto di Bartolomeo facciamoglielo fare, perché comunque sta dimostrando di essere veramente anche lui on fire. Niente, questa è la lista dei 34 convocati. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori, perché le partite non sono per niente facili, nessuna delle tre partite è facile, perché la Georgia
è lì che vuole il nostro posto, le selezioni non hanno ancora capito che non lo possono avere semplicemente perché selezione è un torneo privato, quindi decidono i padroni chi metterci lì dentro. E Argentina e Nuova Zelanda, perdonatemi, ma sono veramente ingiocabili, quindi vabbè, questo è quello che ci ha passato il buon rugby. Cerchiamo di trarre la migliore, diciamo, opportunità possibile, di fare la migliore esperienza possibile, portare a casa qualche cosa, sicuramente la vittoria con la Georgia, ma non tanto di punteggio, ma di agevole nel gioco e tutto quanto il resto. Non mi resta che salutarvi. Hola Burdel.